Dopo il caso dell'autista TM che aveva prontamente segnalato la presenza di un potenziale spacciatore a bordo, c'è stato un incontro in prefettura ad Arezzo per parlare del rinvenimento di siringhe o di altri strumenti utilizzati per il consumo di sostanze stupefacenti da parte di alcuni passeggeri che utilizzano gli autobus. Alla riunione presieduta dal prefetto erano presenti il questore, il comandante provinciale dei carabinieri e i vertici della TM. Dopo aver esaminato gli episodi che si sono registrati negli ultimi mesi, prefettura e azienda di trasporto hanno condiviso una procedura operativa per la gestione di analoghi episodi che dovessero verificarsi in futuro. In particolare, secondo le intese raggiunte, assume valenza strategica l'esigenza che gli autisti dei mezzi, al verificarsi di questo tipo di episodi, debbano immediatamente contattare le forze di polizia utilizzando i numeri di emergenza 112 o 113 affinché le pattuglie dislocate sul territorio siano in grado di intervenire in modo efficace e tempestivo. Nell'eventualità che il soggetto invece sia già sceso dal mezzo, è stato convenuto che l'autista debba fornire alle forze di polizia una segnalazione sempre dettagliata e circostanziata di quanto accaduto per consentire l'attivazione delle opportune attività investigative. Saranno effettuati comunque controlli mirati nei pressi dei mezzi pubblici. Sempre secondo l'impegno assunto, TM svolgerà la dovuta azione di sensibilizzazione nei confronti del proprio personale.